Buonasera, buonasera ragazzi, ben ritrovati su Wesa Twitch. Ora facciamo la banza e ci siamo. Bene, 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 molto bene ragazzi. Benvenuti, buona serata, spero stiate bene, spero abbiate fatto una buona cena. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ovviamente giocheremo a Flower. No, giocheremo a Journey, a Journey. E lo faremo con il giusto approccio, che è quello polleggiato, tranquillo, rilassato, pronti a fare l'alba se necessario. Crediamo, da quello che mi avete detto, credo che non sarà necessario. In ogni caso, voglio giocarlo siccome pare sia un gioco di immersività, sensazioni così in punta di sinapsi, è da giocare veramente zen. Sono in anticipo MBBM, noterai che io accendo sempre 58 quando posso. E poi non lo so, spero che non mi partano i PD. Ecco, se mi partono i PD con Journey, ragazzi, sono patologico. Nulla è da escludere a priori, nulla è da escludere. Benvenuti ragazzi, grazie mille per essere qua. Ciao a tutti cari. Non inizio a salutarvi da questo punto perché sarebbe ingiusto nei confronti di quelli che avrei dovuto iniziare a salutare sin da prima, quindi non posso salutarvi. Andrea, non mi dire così. Allora, devo dire che me ne hanno parlato tutti benissimo. Questa super reputazione, cioè, nel senso che anche, no, un giocatore magari un po' abituato ai giochi action, però si dà un po' un tono con Journey, eccetera, eccetera. Però oggi, che poi ho scritto su Telegram, oh, bella ragazza, stasera se famo Journey, sono carico, subito dei commenti, guarda, mi sono dovuto aspettare troppo, guarda che non è niente di che. Quindi, come sempre, come è giusto che sia, perché il mondo è bello perché è vario, le teste sono tutte diverse, lo scopriremo solo giocando. Ho fatto un po' di intro per menare un pochino il can per l'aia, come si deve fare all'inizio delle live. Ho i capelli un po' che me li devo tagliare. È tempo, sì, è tempo. Vorrei però andare dal mio parrucchiere cinese a 9 euro, se no me li faccio fare dalla mia ragazza, che però le ultime volte non aveva fatto un lavorone, sia detto fra noi, preferisco i nostri amici China. I capelli colti, esattamente, esattamente. Ma per me GOTY non vuol dire niente, cioè non, per, sarebbe interessante un giorno analizzare i giochi che hanno vinto il GOTY e farsi delle gags. Comunque sia. Dai. Tra l'altro non è il primo avvio, perché ci giocai rendendomi conto che non riuscivo a giocarci. Vi ricordate un discorso che ho già fatto? All'epoca in cui avviai questo gioco la prima volta, non avevo ancora giocato a Bioshock e non avevo ancora sconfitto l'asse. E quindi ci giocai, ma tipo da qui a lì, rendendomi conto che per andare a destra andavo a sinistra, eccetera, eccetera. Erano altri tempi. Quel problema è stato risolto. Ergo, non dovremmo. Io non mi ricordo se ho fatto tipo 100 metri, ma una roba così, tipo, ma non mi ricordo una fava. Comunque sia. Dai. Bella, Diego. Ok. Nuovo viaggio. Immagino che quindi sia un nuovo viaggio. E va bene così. Grazie 1900, grazie dei 6 mesi. Quella gif. Mamma mia, il bianco mi fa rendere conto di quanto ho sputato anche su questo monitor. Porca vacca. Vabbè. Dovrei mettermi una mascherina, la Shredder, o una delle tante mascherine che usiamo. Shh. Grazie mille Simone, grazie Baldons. Grazie ragazzi. Ah, non parlatemi di Bloodborne, che prima c'è stato un momento molto, molto difficile emotivamente, eh? Dennis Shredder. No, dicevo Shredder, ovviamente, quello delle tartarughe ninja. Scusate, ragazzi, adesso entriamo nel mood, eh? Queste potrebbero essere lapidi, potrebbero essere chiavi, la lapide è una chiave. Iniziamo a sparare ipotesi a caso dal primo secondo. Attenzione, cade una stella da... Quindi siamo proprio dall'inizio.
Questa è la storia di Mike del deserto. Lapidi. Voi non avete idea di quanto è sporco il mio monitor? No, raga, mi fa schifo. Lo devo pulire. No, che come c'è lì, si devo usare il... No. No, adesso si siede. No, ma posso farlo anche con... Grazie, meno male. Ah, ok, no, adesso... Me stavo già incazzato. Ok. Ok, ok. No, vi volevo... Dai, lo so cosa devo fare. Non c'è la pausa. Vi volevo raccontare... Ecco che si siede. Vi volevo raccontare che cosa... che cosa è successo... Prima, quando ho acceso Streamlabs per fare la gag, scusate, perché leggo gag in chat e divento show, per fare la live, e c'erano ancora la facecam e la finestrella delle sub abbassate un pochino per consentire di leggere gli echi del sangue e gli occhietti, e le ho dovute alzare. Erano ancora rimaste a Bloodborne, vi giuro, lacrimuccia, lacrimuccia. Speriamo che Hidetaka torni presto, speriamo veramente che Hidetaka... no, vi giuro, oh, sembrerà una stronzata, ma invece sì, mi ha proprio pensato... È stato proprio bello. È uno di quei momenti in cui dici proprio, sì, è stato un bel viaggio, è stato bello, infatti ho alzato. Grazie mille, Yolan. Luolan! Mi sono di nuovo dimenticato, Luolan! Accidenti, comunque sia... Sono pronto a tutto. L, grazie ragazzi, L. No, non cambiarlo, devo ricordare io. Sto già sudando. Via. Allora. Non è che devo fare osservazioni tipo siamo in un deserto. Lo vedete anche voi. Siamo in un deserto e io vado verso l'unico punto in qualche modo di riferimento che sono quelle cose metalliche, sembrano essere. Piantate in cima a una duna. Le dune sono piuttosto effimere, quindi non facciamo già polemica. Ravana. Non è Super Mario. Vediamo, Kaiser. Non mi dare queste illusioni all'inizio del... Sì, no? No, sì? Bene, siamo arrivati alla schermata iniziale. Journey, viaggio. Ragazzi, io se inizio un gioco pensando che devo stare serio, è la fine. Oh, a me, ragazzi, mia interpretazione personale, mi ricordano delle lapidi. Che cosa volete che vi dica? È così. Grazie mille, Icarium. Grazie del supporto. Questa sembra l'immagine di un cimitero, a questo noi siamo abituati, no? Nel senso, delle cose così. Adesso proviamo un'interazione, scommetto che non ce n'è nessuna. Il cane dei vicini, forse voi non lo sentite, ma anche lui è contento che stiamo giocando a Journey. Ah, sì, ecco, fin qua solo l'avevo già giocato. Qua c'è come un'interazione. Guardate come sono anche in questa nicchia. Orientaleggiante questa architettura. Non salta, ma non salta proprio lui. Ho premuto un tasto e fa... Premendo tondo fa questa cosa qui che sembra quasi un emoticon. Come potrebbe essere quello? Vediamo. Cercavo di leggere la loro lingua. E questa ancora di più sembra una lapide. Se dovessimo basarci su questa interpretazione, stiamo interagendo con qualcosa di trapassato. E abbiamo appreso dai nostri avi la capacità di saltare. Hop! Però sono salti importanti. Andiamo come al solito, beh, a parte che abbiamo una sorta di stella polare in quella costruzione con la luce perpendicolare. Là c'è anche il sole, direi che, insomma, esplorare, ma fino a un certo punto. Andiamo, seguiamo, vediamo che abbiamo
questi fogli, no? Che raccogliamo. Vediamo se è un nuovo comando. No, è semplicemente così, per il gusto di, per il piacere di. Cioè, quindi probabilmente c'è una forma di completismo. Facciamo finta di niente, perché se no ci sarebbe da ravanare, tipo io dovrei affacciarmi qui. Peso. Tra l'altro. Cioè, tipo qua c'è tutto. Io però stavo andando là e voglio finire di andare là. Chissà se c'ha la corsa. Abbiamo visto che lui accenna queste. Che strana sta cosa. Accenna queste planate. Boh, fa una strana animazione se lo faccio in quel momento. Andiamo. Sì, non fate spoiler, ragazzi, non c'è bisogno che ve lo ricordi. Molto lenta a girarsi la telecamera, eh. Confido che non ci sia vera azione. Siamo venuti qua proprio a fare nulla, eh? Immagino che questa. E non salto! Ah, non salto più! Non salta! Ah, che cazzo! Aspettate che voglio andare là sopra. Ai 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 ai. C'è persino il salto, è un consumabile. Bisogna fare attenzione a quello che si fa. Guardate che bella, che bello scorcio però. Beh, se non altro lui si aiuta in automatico. Adesso voglio andare lì, sulla destra. Voglio andare. Là sotto abbiamo visto che c'è l'infinito, cioè c'è di tutto, veramente. Voglio andare prima di tutto su questo edificio che ci sembra così raggiungibile. Ma quei fogli andavano rispettati. Io qua, se non posso saltare, come cazzo ci salgo su sta cosa? Oh, cacchio vento, ma. Siamo già in difficoltà, ragazzi. Apidi! Ah, ok. Non andare di là, vai di là. Ok. Che io voglio capire. Là ci sono dei foglietti, ma ragazzi, bisogna fare economia. Cioè, salta solo quando è strettamente necessario. Qua c'è qualcosa. Che cos'è? Dai, che sai qualcosa. Dio, sembra quasi la bacheca di un qualche tipo di collezionabili. Siamo in un hub. Ha un hub? Boh, vediamo di prendere i foglietti che sono molto preziosi. Non volate via! Grazie. Ah, sì, osservate la sciarpa e le cose si capiscono. Facciamo la stessa cosa lì e là. Qui non si. Beh, apprezzo la narrativa silenziosa, ovviamente è una cosa che ci fa sentire in un gioco per adulti. Ragazzi, venite però. Dai che sono qui, non fatemi sprecare un salto, che allora. Ho sprecato senza saltare. Merda. Ma venite! Così li attiro? Ah, cioè non ho fatto niente di. Ah, sono fullato. Sono full. Ragazzi, sono fullato. Cioè, se devo giocare, se non capisco. Lo so che starete pensando. È ovvio. Che te devo dire? È ovvio finché non è ovvio. Qua non è che si possa veramente fare qualche cosa. Ve l'ho detto che facciamo l'alba, ragazzi. È molto orientaleggiante, non c'è bisogno di dirlo. Chissà se con la telecamera. Gnec!
andiamo là, dai. Nel senso, avremmo un'altra struttura analoga qui di fianco, eccetera, però anche lì volendo. E lì, guardate che meraviglia. Wow. Ok, crediamoci. Ma è importante. Dovrò saltare. Si è allungata la sciarpina, se siamo capiti. Ok. E lì si allungherà ancora. Intanto però finiamo di esplorare qui e domandiamoci se un ulteriore salto... lo devo fare. Lo devo fare. Tra i due... Oh! Vai, 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 credici di brutto, figata. Ma fa dei salti tenere premuto. Cosa sta... Ah, qui bisogna fare questo. Ok, quando c'è questa situazione. Li abbiamo liberati, liberati nel mondo? Qui si fa un mega salto per arrivare là, che è il nostro obiettivo, naturalmente. Ma io, se mi aspettate, restate lì? Ci restate senza di me? Io voglio andare là. State lì, eh? È pieno di roba. State lì. Anche questi, ma io voglio tutto. Aspettate. Vieni qua. Dai! Ah, sono full. Però questo lo posso prendere. Questo lo posso prendere. E questo ci interessa molto perché... Esatto, è un pimp della shard. Ragazzi, finiremo con avere una shard... È già una sciarpa lunghissima, abbiamo appena iniziato. Ma cosa diventerà? Siamo in grado di assorbirvi? Ma secondo me no, perché mi sembra proprio... Vabbè, torniamo dove dobbiamo andare. Facendogli fare il più possibile, tutto da sé. Vedete, 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 fatto in modo che non ci fosse bisogno di fare nessun salto. Me sciocco. Ok. Però ora facciamo il super, super, super salto con A. Yes! Wow! Ha! E tu? Che hai tre di quei cosi lì sotto? Che avevamo già visto in quello che... quella che avevo scambiato per una bacheca di collezionabili. Che cosa mi racconti? Ovvio dove dobbiamo andare, ma fatemi comunque guardare un po' in giro. Molto meno ovvio l'interazione da fare, a dire la verità. No, ho sprecato... Stai buono! Quanto ho sprecato? Tutto ho sprecato! Sì, succede qualcosa. Ehi! Che cosa? Ora dobbiamo andare lì, però. Aspettami. Mi aveva messo curiosità questa porta. Ok. C'è una figura fra noi e l'obiettivo. Ehi. Ehi, le stelle. Un'eruzione che genera il firmamento. Tutte le luci nel cielo sono stelle. Un percorso? Altri come noi?
cuore quello indicato nel loro, nella loro sagoma. E un albero. Eh sì, che si apre. Abbiamo ricevuto una sorta di non voglio dire iniziazione, perché non è corretto. Ci sono state date informazioni importanti, decisive, a saperle leggere, che non è nostro caso. E laggiù un'altra figura come la nostra. La telecamera qua vuole fare di testa sua, eh? E taglia. Che resta delle Forbidden Lands. Non sarà facile arrivare lassù. Wow. Bello, 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 bello. Voglio mettere i piedini qua, si può? Sì, figata. Allora. Wow, oh, che meraviglia, planare, stupendo. Un volto? Eh sì. Sembra un po' un Transformer con quei cose lì di fianco. Guardate, guardate, era in realtà una personcina come noi. Forse. Perché è la sua... Ehi! Un refill totale della scia... Non ho capito cosa sta succedendo. Pesis! E sembrava una cosa da niente, era tipo la soluzione. Quella lì di fianco sembra una chiave. Se mi ridà il controllo voglio vedere che cosa c'è lì di fianco. Sembrano come delle chiavi. Là ce n'è un altro, ovviamente. Ovviamente ci sono tanti altri. Ho bisogno adesso. Guardate se non sembra una chiave, potrebbe anche essere un'arma, difficile dirlo adesso. Là si interagisce di brutto. Qui abbiamo altre cose identiche, sono mondi paralleli, Bioshock. Va bene, ovviamente noi dovremo completare il ponte facendo altre interazioni come questa. Ogni tanto si fa le sue slittatine. E no, ho saltato, che sciocco. Ma guardate. Tenere premuto il salto è una follia. Ma questa cosa del salto consumabile mi rode. Cioè, fammi saltare e basta, che è bello e divertente. Pensate il salto consumabile in su. Per cos'è sta luce che mi arriva sempre da sinistra? Ehi, che cacchio sta succedendo? Non sono ancora arrivato a destinazione. Cioè, a quella sciarpa lì. Le musiche sono magnifiche, eh? Non c'è verso, io ho appena sfiorato, ma così va bene. Ma devo premere A, giusto? Ok. Sì, tondo, insomma, se siamo capiti. A, sulla Switch. Siete anche voi in un hype incredibile per 51 giochi da tutto il mondo che uscirà il 5. Altro che Claw 2. Sciarpe e altri posti cospicui. Noi non abbiamo assolutamente finito qua sotto. A vedere se si vede il volto di questa. Sì. Allora, nonostante il ponte sia bello e finito, per noi non è finito un bel niente. C'è ancora del lavoro da fare. Innanzitutto credo che si possa parlare di Pimp. Ah, là c'è una baza. E secondo me questo ci manda dalla cascata. Sapete che le cascate...
quasi che qualcosa si muova sotto la sabbia, ma nah, è solo il suo modo di rappresentare il vento. Là già si vede un passaggio, però prima voglio andare dalla sciarpa. Fai la bazza. Oh, bravissimo! Vediamo che succede qua. Non è una cazzo in questa volta. Potenziale refill per i salti. Qua il salto è importante, ma c'è sia qualcosa sopra che qualcosa sotto. Vediamo se riesco a passare di qua. Dai, non fare lui. Pesissimo. Grazie Derry Per. Grazie del supporto. What? Cosa vuol dire? Oh. Mi dà l'idea di qualcosa di completoso. Cioè che tipo li devi fare tutti e c'è una bazzina, più che di qualcosa di utile immediatamente. Adesso... Cosa? Dai che non voglio saltare, fallo da solo. No, non voglio sprecare. Ho sprecato. Vieni qua. Beccati questo. Stiamo socializzando. Siamo online, è reale? È reale o è una gag? Comunque mi ha mostrato una cosa... Madonna, quello si chiama salto, baby. Ok. No! È un altro player, che figata! Mi ha appena umiliato. Non è andata come speravo. Volevo volare insieme a lui. O a lei. Poteva nascere un flirt. Ah, Vez, ma guardate la sciarpa. Vabbè, grazie. Vez, torno quando ho la sciarpa più lunga. Ciao. Io devo pimpare la sciarpa, ragazzi. Non si scherza. Dobbiamo tornarci qua, eh. Ma sembra che l'ho sfanculato, eh. Solo per dire che... Insomma, devo fare il buzz. Se mi allargisse... Perché questi sono interessanti, però... Siamo seguiti dal nostro amico con la super sciarpa, che fa il power player. Non l'avevo neanche vista quest'altra. Preso. E, andiamo a prendere il bonus. A misurarsi la sciarpa in mancanza d'altro. Pimp. Se siamo capiti. Molto bene. Aspettate che guardo se ci sono degli sciarponi. Pensavo che ci saremmo trovati ad avere così centrale l'oggetto sciarpa. Eppure è così. Andiamo prima a fare quello che dobbiamo fare di là. E poi torniamo da dove siamo venuti. Ma molto apprezzabile che ora slitti. Ricordo un pochino Nier Automata in questo momento. Oh, i ricordi. Vado prima là, visto che ho appena visto quell'altro pimp. Ehi. Molto bene. E adesso questo. Siamo enormi. Vedete che non voglio consumare salti. Ma sarà semplicemente un refill. Infatti che cazzo. Vabbè, però ci sta. Esatto. Tipo, vabbè. Schifo non fanno, ci vogliono. Ah, lì c'è un'altra sciarpa, facciamolo. Sì, sono come resti di creaturoni. Non certo simili a noi, vabbè, molto più grossi, anche vagamente bestiali, ma non è questo che ci interessa. Guardate qua. Un indizio. È interessante sta cosa.
questo l'abbiamo attivato. È interessante, eh? Avete visto questa sorta di quadro qui? Ci spreco un salto. Attenzione. Non significa un bel nulla. Ok. Ho capito adesso. Va bene. Dai, rifillami. Rifillami, sono qui. Grazie. Ora torniamo alla cascata. E la cascata forse è addirittura l'ultima cosa che dobbiamo fare in quest'area. Cioè, dopo per scontato che gli altri ponti siano fuori dal range raggiungibile, non avrebbe senso. In teoria abbiamo abbastanza sciarpa per pimparci la sciarpa. Attenzione che queste meccaniche non ci abbandonano mai. Yes! Yes! A questo punto si interessano ovviamente soprattutto le cose che sbrilluccicano, perché sono i pimp. A questo punto usiamo un po' di salti, tanto ci possiamo rifillare. È bellissimo fare sti voli, comunque. Se uno potesse farli a volontà. Che scelta. Fammeli fare, basta. Se fai la cosa per ottenere la cosa. La chiave per ottenere la chiave, dentro la chiave. Va bene. Adesso salendo avremo anche una visione migliore, nel senso che sarà possibile capire meglio che cosa non abbiamo magari visto bene. Lo faremo. Wow! Ah, guarda là, boom! Bello! Ah, sentite le percussioni che sono entrate nella base musicale. Però mi ci vorrei un attimo fermare qua sopra, perché devo capire. Ma mi sembra che possiamo anche... Guardate qua, sono proprio... Ah, sì, quelle lì, quelle che io dicevo essere delle chiavi o armi o chissà cosa. Sono come delle ali. O pinne, volendo. Comunque, sono come dei colossi trapassati, insomma. Fumito, se non c'era Fumito, sto gioco non esisteva, ma era già palese. Ciao. Me ne vado. Là qualcosa sbrilluccica, ragazzi. Non vorrete mica che la lasciamo lì? Come si vede male? Che cos'è? No, è il residuo di quello che ho già preso! Buono a sapersi, ora sappiamo che cos'è quella luce lì e vuol dire che non la dobbiamo seguire. Guardate proprio la cresta del bestione. Vabbè, ragazzi, ci stava a verificarlo, c'è poco da dire. A lei se ne siete proprio così a surfare. Lui o lei, non vorrei presumere il gender, né altro. Né l'orientamento, né il sesso. Nulla. Non ho presunto nulla. Però mi piace sempre pensare di controllare dei personaggi maschili nei videogiochi, anche perché nel caso si possano presentare delle occasioni di flirt. Scusate, ragazzi. Va bene. Diciamo che va un po' a schermate, in realtà. E va benissimo così. È vero, è un buonissimo gioco per uno che non ha mai videogiocato, assolutamente sì, perché in realtà, come abbiamo già visto, non c'è una reale sfida, almeno per adesso, ma credo che non sia un gioco con una reale sfida. In realtà, comunque, presenta già dei cliché videoludici.
non necessariamente migliori, a dire la verità. Comunque, vabbè. Hop. Mi sarei aspettato una baza. Invece nulla è accaduto. Dovevo fare questo. Eh sì. Ora sì. Da sé. Benissimo. Si è seduto. O è una donna l'uomo ti... Ehi. Ancora questa figura che si frappone. Figura materna? Materno-paterna? Genitoriale? Figura genitoriale? Potrebbe essere. O maestro-maestra? Perché, no? Statura superiore? Altra levatura, altra dimensione. Ancora questa sorta di viaggio. Forse era il mondo che abbiamo appena completato. Ah no, e questo è il mondo che andiamo ora a completare. Stiamo scrivendo noi questa storia. Tipo... E ora c'è un tunnel... Fade to white. Ok, sapevamo che si sarebbe aperto in questo modo. E si prosegue. Guardate, guardate come quella che prima scioccamente chiamavo lapide. In realtà, magari lo è anche, ma vedete che è una figura di un altro viaggiatore, eccetera. In questo momento bianca, così. Ricordava proprio la figura che abbiamo visto. Nella cutscene. Andiamo. È a livelli. Ci sta, ma per me non è assolutamente un problema. Wow, bellissimo. Che bello accostamento, questo rosa tenue con quel verdino. Bellissimo. Chiaramente chi ha giocato Breath of the Wild ti viene da pensarci, ma arriva prima Journey. Non è una gara a chi fa un monte spezzato per primo, perché chissà in quanti prima. Chissà a livello iconografico questa immagine quanta storia ha. In ogni caso, ecco qui una sciarpa. Probabilmente dovremmo osare qualche salto in più in quest'area. Mi viene da pensare, perché la vorrei osservare. Ancora queste creature, che per noi hanno un ruolo estremamente positivo, nel senso che il loro residuo... Vieni qui! Maledetta! Vieni qua! Eh sì, davvero, è il gioco introduttivo per eccellenza. Ok, mi sta portando qui, mi sta guidando, eh. Letteralmente, spero che mi guidi con istinto ravanatore che non schippa niente. Non andare via, che devo fare una cosa. Ok, vediamo. Peso. E ora? No, cosa? No, non sto controllando, è una cazzo. Cioè, no, non lo so. Che ero riuscito a cavalcarla. La, la, lo, la, lo, la, 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 la,
Rifillami. Rifillami. Non ti scordare di me. Ah, sono pazza. È infatti. 5 tizi. Mi ha rifillato. Mi ha rifillato. Abbiamo un angelo custode, ragazzi. Ma questa sorta di tappeti volanti rimangono qui? Fanno questi suonini un po' da delfini. Ma io i delfini dopo Barbascura, ragazzi, il mio rapporto con i delfini non è più lo stesso. Non credo che mai è stato particolarmente. Aspettate che uso il tizio per rifillarmi. O qualcun altro. Non capisco. Pesissimo. Wow. Che meraviglia però. Che bella la sabbia. Ci siamo un po' rifillati a metà, eh? Dove stiamo andando? Wow, guardate, una stella. Che cavolo. Che cappero. Abbiamo bisogno. Ok. Ora sì che bisogna fare un bel salto. Adesso sto tizio ci umilierà con le sue capacità di salto, che già conosciamo. Io ora proverei a essere proprio fullato, eh. Se è possibile. Io poi manco me le ricordo, non me li ricordo neanche i poteri. Ok, abbiamo fatto tutto. E c'è quella cosa lì da fare, che è molto bella. Il gruppo dei cinque, proprio come nell'immagine. Ho sprecato. Yes, bello. Ah, sì, wow. Ce n'è di roba qui. Andiamo di qua. Andiamo al ponticello. Che mi ispirava. Telecamera se la gestisce come meglio crede. Non mi sto più a preoccupare di quei cibi. Qua però, tempesta di sabbia, peso, brutte gang. Dobbiamo volare, ragazzi. Ma pensavo di essere l'altro ed ero questo. Che cazzo. Ho sbagliato. Porca loca. Stai buono, rifillami. Ma sei un mito. Sei fantastico. Numero uno. Liberiamoti. Yes. Canta. Non so perché, penso che sia un canto. Ho perso il treno. Fammi tornare su. Yes. Però, sapete perché sono piuttosto pensieroso? Prima di tutto perché là sotto ce ne sono ancora un sacco e vorrei che si liberassero. Ma poi perché avevo visto una luce. Qua stiamo a fare balotta, però. Più che fare balotto vorrei far uscire i tipi. Non ne posso liberare degli altri. Eh no, loro sono proprio palesi nel dirmi che cosa devo fare, eh? Aspettate. Sì, niente. Sentite, andiamo e sti cazzi. Succedono cose violente. Brutta gente. Quanto sembra un gioco di Fumito Ueda, mamma mia.
Potremmo saltare, eh? Lì ci sono. Vedete, vedete che quegli occhi assomigliano a quelli delle creature gigantesche? Devo portare la buona novella qua ai nostri amici, ma. Ehi! È arrivata la libertà? Forse. Non lo so, non ne sono sicuro. Ah, lo so che devo salire, Vez. Non ce la faccio! Allora, bravissimo! Dovevo chiedere aiuto. Non dovevo farcela con le mie sole forze, ma sto skippando. Sto skippando roba, ragazzi. Ne ho proprio la netta percezione. Lì c'è la fine, ma noi non abbiamo fatto niente. Vabbè, uno qua è buono. Ma quanti ne abbiamo skippati a sto giro? Grazie il pardo. Grazie, grazie mille. Sono contento che la vedi così. Perché cerco di vederla così anch'io, te lo dico sinceramente. E... va bene. Va bene, va bene. Non facciamoci prendere dalla mania completistica. Però la cosa che mi scoccia è che non abbiamo neanche capito la natura di quegli ingranaggi con i bestioni. Non abbiamo liberato nessuno, boh. Facciamolo. Vediamo l'evoluzione della cutscene che ci accompagna dall'inizio, in realtà. Non so perché mi viene da pensare alla magia. Bella magia! Ok. Stiamo come portando una linfa. Quello non è un treno, chiaramente. Sembra come... sì, come una linfa. Sangue, no? Una cosa del genere. Grazie, Derieli d'Etaca. Stiamo facendo qualcosa di bello, di meraviglioso, no? Ricostruendo una civiltà perduta o rivivendola verso il passato, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Ah, vedete, 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 vedete. Ok, ok. C'è il tripudio finale. Molto bene. Hanno qualcosa di giocoso, di bambinesco, no? Questi tappeti volanti, sciarpe volanti. Non c'è l'immediato passaggio ad un'altra area. Immagino che sarà attraverso di loro. Guardate quanto non siamo stati completi. Due di questi cosi... vabbè, vabbè, vabbè. Pace, 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 pace. Adesso sicuramente loro ci porteranno nella prossima area, immagino. Eccolo qua. Cazzo, non ho per scontato che lo sia, esatto. Un po' di racing. Non perdiamo il filo e seguiamo questi. Voglio andare di qua. Bello però. Bello. Ah, mi sono forse perso quella cosa che volevo fare lì. Semplice e bello.
Yeah. Le musiche sono qualcosa di veramente stupendo. Fa pensare ad Anwar Brahim. Oh, però lì c'era la Balzac. Te devi fermare. Ok. Vedo sciarpe. Lì vedo una luce. Qua dobbiamo fare cose. Allora, prima di tutto qui. Abbiamo sciarpina. Mettiti la sciarpina. Che si ricorda, studentessi. Ma cos'è? Ti ho liberato. Va bene? Portami lassù. Portami lassù. Ah, ragazzi. Non ho fazzole, voi non avete idea. Non avete idea di cos'è il mio monitor in questo momento. Ok. Secondo me non ce la possiamo fare ancora. Funzionò! In precedenza fare sta cosa in una cosa analoga. Vabbè, andiamo qui. Please, grazie. Yeah. E continuiamo a liberarne. Beh, vi ricordate anche Abzu che abbiamo portato una volta. Là bisogna salire. Là bisogna salire. Ce ne sono altri di mantelli. Finiamo questi cosi alla nostra altezza e poi pensiamo a salire. Grazie mille, FedEx. Thank you so much. Sempre questi violini che ti sottolineano le azioni, bellissime. Molto. E in realtà, per quanto sia l'ambientazione sia desertica, il feeling è veramente acquatico. Un po' strano. Valeva davvero la pena farli tutti. Prima di lanciarsi in ambiziose cose. Wow. Ah, qua si vola, letteralmente. Dov'è finito il nostro amico? E non vedo niente. No, però. Wow. Che bello. Voglio partire da qua, però. Un cielo da sangue smunto. La presenza del sole. Ragazzi, vedo che. Ve lo ricordate, Bloodborne? Ti prego, fai la bozza. Quasi. Venite. Qualcuno mi la figli. Bravissimi. Stupendi. Ok, stiamo facendo il nostro. Percorso collezionabile, penso che sia una cosa del genere. Noi là dobbiamo andare. Quella luce non è soltanto un pimp. Allora, però anche qua c'è qualcosa. Vola. Credici. Nessuno viene a rifillarmi. Ma comunque mi sa che stavo inseguendo qualcosa di non interessante. Allora, adesso sì che facciamo la balza. Dai, ragazzi, dai. Credeteci da morire. Molto più su di così, molto più su. Sali, credici. No. Devi farcela. No.
No, ho sbagliato. Dovete venire qua, ragazzi. Dai che sono qui. Bravi, bravi, bravi. Di più, di più, di più. Ragazzi. Faccela, PDs, devi salire. Merda. Ragazzi. Quella è la direzione, però mi scoccia. Piglialo. Lo so dove volete che io vada, ma io voglio andare lì. Ragazzi, fammi. Perché non vuole in verticale? Che cacchio fa? Ma... Vola! Niente, con disappunto lascio perdere. Vabbè, è chiaro che dobbiamo andare di qua, però... Accidenti! Forse saliremo ancora. No, perché ci affacciamo su una nuova area, nuova discesona. No, però la vedo molto dura. Forse non siamo abbastanza livellati. Ragazzi, dovete farlo voi. Venite! Non ce la farò mai da qui. Ci provo, certo che ci provo, però mi sembra molto... Ehi, ma ci sono dei mantelli simpa, vieni qua! Dai che sono qui! Rosic. Non son da ciò le nostre penne, non so come si faccia. Peace and love. Rage quit. No. Torna su. Ma guardate come vola di merda. Dai che ce la fa, ma vai a zappare. E, sono vicino al rage quit. Che come sai, sarebbe bellissimo. Ci sto ancora credendo, ragazzi? Sto seguitando a crederci. Alright, molto bene. Adesso continuiamo a fare la magia. Noi. Niente. Siamo oltre la bestemmia. No, devo assolutamente capire come fare. E qui è l'andare avanti nel gioco. Dai, questi non mi cagano proprio, non mi si filano. Allora faccio una cosa. Ragazzi, intervenite! Yes, intervenite! Intervenite. Di. Dite, così banale? Guardate, non ce la fa, è una mezza sega, no! E l'altro tizio non lo vedo, ragazzi. L'altro tizio giustamente si fa i cazzi suoi. Fa anche bene, ce lo capisco. Guarda che sciarpa che c'hai, io non volo! Perché sale così piano? Maledetto! È una sfida terribile. Ho fatto dei boss di Bloodborne in molti meno try di questo. Vola, ti prego. Credici.
Vai in alto! Merda. Ma lui non mi riesce a cambiare, cioè non mi fa volare più in alto. È questo il problema. Ma non mi sembra, poi mi sbaglierò. Vedete? In realtà mi ruba dei foglietti che mi servono per volare. E guardate i foglietti quanto si sono spostati. Venite, venite foglietti. Se solo mi tenessero in volo ancora un pochino. Ah, vabbè, basta. Basta, 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 basta. 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 Basta, non voglio fare la notte qua. Non è destino, raga. Basta, pace. Ciao, addio. Ciao. Quanto Rosic, però. Era veramente ostico. Adesso qua facciamo un bel salti. Please. Ragazzi, che giornata è? No, vabbè. Trofeo guadagnato avventura. Trofeo guadagnato vai a zappare, doveva darmi. Oh, che meraviglia però, wow. Wow. Ma di cosa stiamo parlando? Mamma mia. No, wow. Splendore. Momento drammatico. Invece no. Io qua metterei un regalino. Questo gioco mi confermate che non è giapponese, perché è di Santa Monica Studios, giusto? Quindi è un gioco canadese tecnicamente. Americano, canadese. Sì. Guardate qua. C'è il regalino.
Sapete cosa stavo pensando? Che se questo gioco ha, diciamo, una forma di New Game Plus, tu te lo ricominci con una sciarpa infinita, e se siamo capiti. Dopo nulla ti può più sfuggire. Dai produttori di Formula 1 2016. Ma il director è giapponese, veramente? L'autore è cinese. Decidetevi. Perché immagino che possa esserci, anzi c'è senza dubbio una forma di completismo. Facciamo la bazza, dai. No. E si siede. Genova Chen. Bella per Genova Chen. Ehi. E qua insieme alla madre, ormai la chiamo la madre, non sarà la madre, madre, maestro, padre, guardiamo forse nella stessa direzione e ci dice vai, tipo. Ecco che quelli che non sono alberi ovviamente, ma sono i tessuti, no? E li stiamo... Qua però le luci si sono spente. Guardi il cuore. Si è spezzato un tessuto che legava questi due individui. È una storia. È successo qualcosa di brutto. Guerra. Guerre spaziali, guerre stellari. Ah, guerra. Tipo, forse. Non vorrei solo interpretare, però sembra. Navi che sparano. Finita la discesina divertente. Vediamo. Sì. Cambia il mood, sì. Porta che si chiude alle spalle. Grazie, Sigurd. Buonasera a te. E siamo già in controllo, meraviglia. Meraviglia, che colori, che bellezza, wow, stupendo. Stupendo, stupendo, guardate come si staglia ovviamente l'arancio sull'azzurro. Che bello! Aspettate, voglio rifarla sta gag. Op. No. Proseguiamo. Wow. Wow. Non è successo niente, ma wow lo stesso, che bello. All'epoca dei giochi. Era bello fare i saltini. Che bellezza. Bello. Dove siamo? Qua si passa dentro. Sono qui, Vaz. Voglio passare. Venite ragazzi, venite. Ottimo. Li seguiamo. Questa è sabbia che cade da sopra, sì. Anche se volevo... Mi piaceva di più andare qua, scusate ragazzi. Ah, ma qui c'è una bozza, ragazzi. Non si scherza più. Qui si fa sul serio. Yes. Mettiti la sciarpina. Bravo. Mm.
Che meraviglia. Quanto acquatico, ragazzi. Vi dicevo, feeling acquatico. Quanto acquatico. Cioè, qua, questo è proprio... è un fondale marino. Ed è semplicemente cambiata la paletta cromatica. Quanto acquatico, bellissimo. Ora, noi dobbiamo fare la bazza. Dobbiamo andare là. Non sarà facile. Sto già rosicando. Allora, calma e sangue calmo. Io farei così. Chissà se mi consente. Ho appena sfiorato, non fare l'esoso. Ok. Ah, ma poi qua ci si refilla. Beh, allora, ragazzi. È un tripudio. Che mi viene da dire che quello è un tunnel, volendo, e che forse passarci dentro era la vera figata. Qua siamo sempre full. Ma invece non sembra esserci niente. È là che c'è il tunnel delle bazze. Ok, aspettate. Dobbiamo fare così. First try? Quasi. Vacci dentro. Bravo. Yes. Se poi mi avesse aperto anche sta bazzina, vabbè, va bene lo stesso. Va benissimo. Lo vedo. Okay. Ok. Vorrei volare. Ci guardiamo intorno, naturalmente. Non oso immaginare la quantità di segreti che possano esserci davvero in questo gioco. Oh, che bello. Ci tengono in volo. Ok, sì. Bello. Non si può sbagliare. Bellissimo. Fammi volare, faccia la bazza, fatti cavalcare. Niente. Sarebbe stata una figata. Mi avresti dato una gioia. Ok. Ah, attenzione che sotto c'è l'abisso. Quante sono belle. Faccio questo, non serve. Non dovevo farlo. Adesso vado qui. Mi refilli, grazie. Sotto c'è l'abisso sul serio, ragazzi. Cosa succede ad andare bassi? Là sembra che ci sia addirittura una... Là sembra che ci sia una grotta in realtà, eh. Secondo me qua c'è una doppia via. Qua c'è la doppia via, ragazzi. Sotto c'era una grotta. Ma non impazziamoci adesso. Secondo me, per ora. Aspettate. Allora, è ufficiale, sotto non c'era un cats. Molto bene. Non vedo niente. Ok. Di minaccioso. A parte che c'è un altro, un nostro compagno. Ma sentite? Sentite? Pesissimo. Echi di guerra. Ho qualcosa intenzionato ad ucciderci. Ai 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 ai. Ora si fanno i game over. Macchine da guerra. Residui della guerra che ha distrutto la loro civiltà. Bella vez. Proseguiamo. E me ne sto molto tranquillo, in questo frangente. Temo la boss fight. Pitti! C'era sul serio. Ma lui ci sta combattendo. Facciamo come con Midir, facciamo combattere lui. Come si chiamava il ragazzo che mi buttò giù Midir? Idolo delle folle. Call me. Don't tell me. Com'è che si chiamava? Wake me up, mitico wake me up, veramente mitico. Chissà se sta guardando in questo momento. Era talmente forte nei Souls che secondo me è il classico tipo che
caga solo i Souls. E che figata. Là c'è qualcosa. Va bene, frega. PD, attenzione. Attenzione, attenzione, sono creature ostili. Peso. Guardate, sono, attaccano proprio quel, e quindi quando noi liberavamo mantelli e foglietti dai loro resti è perché li avevano divorati. Cosa gli è successo? Vecchio. Peace, bellissimo, bellissimo sound design. Veramente bello. Guardate la luce rossa che indica proprio nemico. Bella sta parte. Però me lo aspettavo, penso. Molto meglio passare da qui. Wow. Wow. E chissà se si può entrare qui. Meglio farlo. Molto zeldiani, con quell'occhio così. Chissà cosa succede se ci vedono. In realtà sarebbe quasi da provare, perché così ali pinne più o meno ci avevamo preso alla seconda ipotesi. Qua ci stanno per, no, non capisco, sta luce rossa non è che sia proprio un indicatore magnificamente magnifico. Qua siamo nella merda e questi tra l'altro ora si animano. Ma sentite questi suoni che non sono meccanici, cioè sono come un linguaggio perduto. Meraviglia. Ho fatto un saltino. La sono rischiata. Mi spiace per Wake Me Up che ci ha abbandonati. È rimasto lì, ragazzi. È stato preso. Oh no. Veramente? Cioè, quello significa che l'hanno preso. Quindi c'è il game over, pesissimo. C'è la permadeath. E ben 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 ben. Eppure io mi butto, non me ne frega niente, ciao. Non mi avrete mai. Immaginavo. Bello, bello, bello. E qui il potere della simpatia è veramente forte. Guardate qua. Che figo. È bello, eh? È bello, eh? Vediamo se... no, solito... Salto giro inutile, credo. Guardate però che hanno comunque voluto darti uno spazio laterale, ma è solo così, ok. Ma non potevano prendermi, ero troppo veloce. Va bene, dai, vado. Facciamolo. Però vedete che ti dice...
Qualcosa hai preso e qualcosa hai perso. Vedete che abbiamo fatto 3 su 4. Vabbè, pace, pace. Sono overlivellato. sì, siamo sempre più in feeling con la figura genitorial, mentor, se siamo capiti. Vedete, vedete. Ci manca solo l'occhiolino. Siamo passati attraverso numerose sfide. Superiamo l'epoca della guerra. Guarda i morti sotto. Le vittime. Guerra? Quelli erano nemici, invasori, alieni. O macchine da guerra usate da altri come noi. Ma sembrava che ci divorassero. Quindi forse alieni, un'invasione da un altro mondo, da un'altra nazione, da un altro... Le stelle, chi lo sa? Però divoravano, eh? E dal cielo, sceso come un fulmine dal cielo, il nostro Link. Vediamo. Dov'è Trico? Sì, bello, 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 è proprio bello. Allora, vediamo di andare dove c'è la luce. Io credo che noi dovremo portare la luce in qualche modo. Lì c'è un tizio. Ah, c'è un tizio con la sciarpa cortissima. Vecchio, ma hai la sciarpa cortissima? Ma che cazzo ti è successo? Ah, la sciarpa cortissima, ragazzi. Ragazzi, non spoileratemi le cose. Non scrivete spoiler, semmai. Allora. Grazie Folkenzanel. Grazie mille del supporto. Chissà se affretto i tempi pensando già... Beh, ragazzi, allora fallo tu. Cioè, non ho capito. Beh, allora... Cioè, stavo giocando. Ma scusa, ma tipo... La fa lui quest'area, cioè, ho capito. Bello. E tra l'altro siamo in volo perenne. Ah, un'area di volo perenne, letteralmente. Yes. Molto bene. Ma noi dovremo andare lì. Chiaramente. Olà. Torno giù. Posso tornare giù? Volo perenne. Che, beh, questa forse potremmo proprio chiamarla acqua. Un vasto lago salato. E aspettate. Sì, sembra proprio di nuotare. Ma potrei scendere? No, posso solo salire. E no che si può tornare. Wow, che meraviglia, bellissimo qua sotto. Volevo tornare sotto per capire. Qua è un refill costante, stupendo. Noi abbiamo tutte queste piattaforme. Sembra che una valga l'altra. Non può essere così, ovviamente. Salire e basta? Probabilmente sì. Saliamo e basta.
saliamo e basta. Ah, ok, bisogna solo andare in quella giusta. Addirittura le meduse! Meduse, venite qua. Vabbè, ma siamo a refill totale, ok. Questo è dove siamo già stati. Ma com'è possibile che anche l'altro quadro è stato completato? Ma non sono stato io! Ma non sono stato io a completare sto quadro! Ma il tizio, cioè, ma che cazzo è allora? Cioè, e allora? Beh, ma che bazza è? Ma dai, Wake Me Up mi sta facendo tutto, ma non è Midir. Guardatelo, è là, non può... Avessi la Ludwig, sarebbe meglio. Comunque. Vabbè. Io sto qua, faccio lo spettatore. Qua si entra. Ma... Beh, vabbè. No, ma anche qui... No, raga, ma è una gag. Aspettate, 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 qua lo devo fare. È lo stesso di prima? Sì, è lo stesso di prima. Ok. Ok, andiamo più su. Già, ma dove? Vi devo usare in una sorta di platforming. Più o meno, sì. Dovevo insistere, no? Devo semplicemente passare le vostre amiche di qua. Questo si aprirà dopo. In my humble opinion. Mi sa di sì, mi sa di sì, mi sa di sì. Devo arrivare là, va benissimo. Ci guardiamo comunque intorno prima di... abbiamo fatto bene a guardarci intorno. Almeno quello Wake Me Up non l'ha ancora preso. Ciò nonostante... Dimmi che c'è un ingresso, yes. Non devo poi mica premere nulla. Bene. Bene, 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 bene. In realtà mi dispiace chiamare quel tizio Wake Me Up, siccome Wake Me Up fu super, super simpa e questo tizio non è stato simpa, quindi non voglio più chiamarlo Wake Me Up. No, no, fermo, fermo, che andava bene di qua. Ok. Adesso andiamo là, naturalmente. Eccoci qua. L'arrivo di questa coppia in una sala importante, intanto che si alza la acqua magica o quello che è, e là qualcosa rifulge. È qualcosa di grosso. Ma è il tappeto dei tappeti! Non è cattivo, è amico nostro. Vieni qui. Ah, tu sei l'amico degli amici proprio. Cioè, io ti seguo. Ah beh, ma ragazzi, ma Fumi, ma vabbè, Shadow, ma che meraviglia, tra l'altro, che bellezza, è stupendo, ragazzi. È stupendo, adesso ti saluto un secondo, arrivo però, poi torno. È bello, bello davvero. Sì, è il dio dei tappeti, veramente è il dio dei tappeti. Adesso, prima che mi venga gabbato da Wake Me Up, dal tizio. Sembra uno squalo martello, o pesce martello, non so come si debba dire. Ed è qui che tu mi hai portato. E questa è la gag. O è da dove siamo venuti? No? Devo riempirlo, ok. Perfetto. Una scalata ancora che stiamo effettuando. Benissimo.
Adesso abbiamo un po' perso il treno, eh? Ma va bene così. Wow, ma che bellezza, quante idee meravigliose da un punto di vista estetico. Questo gioco è stupendo. Quante idee. Ma poi sentite. So qualcosa di China la musica. Adesso mi avete detto che l'autore è cinese? Sì. Ancora! E noi seguiamo il tappeto. Mi dispiace chiamarlo tappeto, può sembrare riduttivo, ma come in quale altro modo potrei appellarlo? La stola, la stoffa, la sciarpa. Ma ora fa molto, ora sta proprio avendo la funzione di tappeto. Ah, che cosa stupenda. Non è che ne ho skippati, accidenti! Sorry, qua sto skippando l'infinito, abbiate pazienza. Che cavolo, guardate. Ah, lì sopra c'è un'altra roba, tra l'altro. Cosa diavolo? Potremmo chiamarla Via della Seta. Ah, ma le ho già. Sono state sommerse, spero e credo, quelle che avevo già attivato. Spero che sia così. Eppure lui ora mi sta consegnando. Vedrete che qua non devo comunque fare nulla. Esatto. Bisogna salire, ragazzi. Eccoci qua. Là sì. Aspettate che voglio vedere qua sopra, ma è assolutamente vuoto. Un posto molto vuoto, posto. Non ci interessa. Guardate, questa volta stiamo scendendo. Questa è un'illustrazione che il gioco ci dà già. Qua sembra che arriviamo al cospetto di un mostro serpente. Avete visto? È sempre inteso collaborativamente, è sempre una coppia qui. Non so dire se intenda tu e un altro player ipotetico o tu e il maestro delle cutscene, maestro, madre, padre delle cutscene. Però qua a serpente mostro, il mostro in realtà sono i mostroni che abbiamo già visto, mostro, arma o quel che sia. Mi voglio comunque affacciare ad ognuna di queste perché, voglio dire, sono importanti. Questa l'abbiamo già vista. Ah, al centro abbiamo il congedarci, eh? E qui il proseguire, ok. Guardate come rimano le due immagini. Qua la camera la sta usando lui, eh? Io non sto facendo niente, non so perché la camera abbia iniziato a fare questo giro. Dovevamo salire. Vedete? Un 3 su 4, ma non mi interessa, vi dico la verità. Ora possiamo andare, però. Cioè, no, non per completismo, ma voglio comunque guardare ancora. Che costruzione. Là sotto c'è il nostro amico, ma qui noi non siamo mai andati a questo livello. Ma non credo serva, però voglio comunque entrare qui.
ha risuonato, però non ci interessava davvero, non ci interessava davvero. Se quei segni rappresentano l'identità e sono tutti diversi, e quando noi emettiamo il nostro nome, Nier Automata, ci siamo capiti. Guardate la dimensione. Quelle sono identità altrui. Sono altri che prima di noi. In un senso collaborativo potrebbero guardate. È un'avventura. In un senso collaborativo, guardate che si passa sotto. Quello che abbiamo fatto finora, qui è dove siamo adesso. Vorrei essere gli altri player, ovviamente. Contro il vento a salire in cima alla montagna che abbiamo visto sin dall'inizio. Il cuore, adoro il particolare del cuore. È tempo. È tempo. È tempo, ragazzi. È tempo. Sono firme. Sono nomi. Sono identità. Vai a farti un giro, fatti un giro lì sotto. Vai. Neve. Neve. La lunghezza della sua sciarpa ci dice che lui non sta giocando osservativo. Lui sta andando di corsa e questa cosa può solo darci noia. Allora si ferma. Si sente nel controller la camminata nella neve. Quelle altitudini per ora non sembrano alla nostra portata. Guardate che ci sono i mantelli congelati, insomma, diciamo, le sciarpe. Guardate, la stessa nostra, pesissimo. Non abbiamo il nostro potere in questo momento. Ok. Oh my God. Un guardiano, qualcosa del genere. Ci stiamo congelando. Però tantissimi altri lassù svolazzano. Ma ora noi dobbiamo scendere. Non c'è altra strada, ovviamente. Queste assomigliano a quelle che chiamavo lapidi, che a questo punto potrebbero davvero esserlo. Però di livello superiore qualcosa si muove. Jumpscare in arrivo? No. Penso di immaginare cosa dobbiamo fare.
Ok, è ciclico e ovviamente devono servirci per pararci dal vento, è inutile sottolinearlo. Corri, 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 che ora torna il vento. Sa cosa c'è pari pari in Soma, per chi se lo ricorda? Però sì, in realtà è un'ambientazione diversa e non è vento, però sì, proprio questo ingredito qua. Esatto, esatto, Kaiser, sì. È vero Aftermath? Sì, è un po' diverso diventare qui. Insomma, devi proprio fare la stessa cosa. Ripararti a tempo dietro a queste, ovviamente, ora la distanza un po' aumenta e guai a sporgersi adesso. Via. Questa è la parte rischiosa. Bravissimo, bravissimo. Perfetto. Chissà cosa c'è dopo. Non si capisce. Non si capisce cosa ci sia più avanti. Sembra ci sia un muro, ma sto vento poi da qualche parte dovrà poter arrivare. Secondo me è finito. No. No, non lo è. Però mi devo infilare in quel pertugio e la cosa si fa dura. Forse devo usare la parete. Ah, non lo so. Ah, non so. Ah, non lo so. Ah, però no. È finita, altrimenti non ci darebbe queste... Però vedete che recano più simboli. Una famiglia? Per dire, tre simboli una famiglia? Non lo so, non voglio... Non lo so. Però i simboli sono i nomi, l'abbiamo detto, ed è, secondo me è certo. Ehi. Ancora dentro ai resti, guardatelo intirizzito. Abbiamo la sciarpa. Abbiamo la sciarpa. Credo di sapere dove dobbiamo andare. Su di qua. Dobbiamo salire. La luna. La presenza della luna. Non abbiamo più la sciarpa. Ah, cazzarola. Ah, accidenti. Potrei aver fatto una sciocchezza. Potrei aver fatto una grossa vaccata. Mi sento molto Sam Bridges in questo momento. Fai la bazzina, ti prego. No. Accidenti, accidenti. Quella è la strada principale. Oh, peccato, noi dobbiamo salire qua su. Porca vacca, non riesco più a muovermi. No. Quella sciarpa era fondamentale. Ma ne avremmo avuto abbastanza da risalire una cosa del genere. Mi sembra difficile. Però dobbiamo provarci. Dobbiamo provarci. Dobbiamo assolutamente provarci. Yes. Adesso noi abbiamo un po' di autonomia con la sciarpa. Attiva, ma dobbiamo essere attenti. No, no, è già finita. Ho sbagliato, me ne devo andare, me ne devo ritornare lì. Me ne devo ritornare lì. Non abbiamo niente di autonomia. Credo sia una cosa che fai con la sciarpa veramente abnorme. Allora a questo punto, comunque ci proviamo. Refilla. Dai, dai, che sono con te. Ok. Che cosa? È uscito. No, 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 torna qui, torna qui, torna qui. Torna qui. Avete capito cosa bisogna fare? Vieni fuori, su! Dai che devi andare al posto successivo, così dopo mi fai fare la bazza.
come ho fatto prima. È andata. Non so chi sia Gravier, ti ringrazio moltissimo. Non ti ringrazio. Vedete. Non ce la fa. Non esce. Vedrete che lo facciamo uscire. Mi sembra... Entro con giusto. Bravissimi. Bravissimi. Se non esce lui, entriamo noi. Che però non posso farlo. Non posso davvero... Forse da sopra. Siccome posso camminare da sopra qui... Perché fa una certa tenerezza, cioè ti verrebbe veramente voglia di... Sento che dobbiamo far di meglio. Bisognava fare di meglio, guys. Ma poi si fermava. Comunque la luna sul serio? Lassù, ragazzi. Lassù c'era qualcosa di bello. Però qui sembra una sorta di punto di ristoro per noi poveri viandanti. Ehi, ci abbiamo preso. Quasi. Yes. Guerra. Ancora un'immagine di guerra. Fra le creature cavalcate, quindi possedute. Quindi sono fazioni di nostri simili che hanno combattuto fra loro distruggendosi, creando delle armi che li hanno distrutti. Metafora contro il nucleare. Allora, se si sale ancora, che sarebbe una figata. Non ho visto bene, mi devo rifillare. Usando l'indice come in certi momenti di Bloodborne. Ok, va bene. Ok. Naturalmente perderemo subito questo privilegio. Mi dispiace per quel povero tappetino. Mi dispiace. Qua la situazione non è buona. Ha reagito! Pensavo di dover fare di corsa. Boom! Bello, bene! In tutto ciò... Guardiamoci bene intorno. Ah, guardate che tende a cadere, in realtà. Non durerà tanto questo refill. Proviamo a volare. Tanto vale, no? E arriviamo giusto qui.
limitare di una cutscene, probabilmente. Peso. Aia, l'abbiamo sentita. Ah. La musica action pericolo l'abbiamo sentita. In realtà dei tappeti volanti ci sono, eh? Il tappetino non era uno speedrunner. Ah, ma devo fare qualcosa. Cioè, io sto dando molto per scontato che ce la faremo, ma forse devo fare qualcosa per non schiattare. Io seguo la luna come direzione, ma non so se abbia senso. Ci sto più capendo niente. La vedo dura. Beh, più o meno è chiara la gag, però. Anche perché, madonna, quanto Zelda comunque sti tizi. Siamo fottuti. Cosa sto facendo e perché? Non lo so neanche. Sono totalmente allo scoperto. Cosa mi invento? Forse dovevo andare lì da quei resti. Però io seguo queste grosse lapidi. È una grotta quella. Mamma mia, è sopra di noi. Forse è fatta. Ok, un altro dipinto. Diciamo così. Si prosegue. Raggiungere il monte ha un senso per il nostro popolo, razza, specie o quello che è. E questo è chiaro. Vediamo che cosa succederà. La cima di quel monte spezzato che rappresenta la rottura, il dissidio fra i due popoli. Non lo so, andiamo. Dai, ci stava a slittare un pochino. Ah, mi ero illuso. Quanto mi ero illuso! Ancora di nuovo all'aperto. Figurati se non c'era, ma PD. Ora siamo fottuti davvero. Ora è dura. Ora è dura. Sono molto lontane le coperture. Prima di allora sarà difficile. Deve essere pensato perché sia fattibile, non, altrimenti non saprei come ottimizzare questo percorso. È una linea retta. Però è molto importante che noi raggiungiamo questa copertura adesso. E ora mi aspetto che lui. Allora, noi dobbiamo andare lì, eh? Ok. Impressive. Due tipologie diverse, perché questo non è mica la testa come quelli. Oh cacchio, ha reagito a noi, no? Brutto. Dobbiamo andare a destra. Perché quella lapide, diciamo, ci aiuta. Ci aiuta. Ci mostra la via. E quanto vicini. Quanto mi sembrava proprio che ci beccasse. Adesso andiamo qui. E poi là? Là, però ce n'è di strada. Ok. Voglio un altro suo passaggio per pensare è adesso che devo andare. Guardate! Chi si ricorda il cut content di Dark Souls 3? Ok, lui passa.
passa. Ciao, bello. Andiamo di qua. Quanto Shadow of the Colossus, comunque. Non si dovrebbe mai finire di dirlo. E gli facciamo... Ah, vabbè, comunque la sua è una ronda... È una ronda così. Gli facciamo fare un altro passaggio e... In realtà, senza tergiversare, andiamo, perché sono convinto che ha superato questo... quasi pixelloso nel suo, nella sua architettura lì sopra. Questo arco. Saremo... Bravi. Ok, bueno. No, dicevo il cat content, il cielo con tutti i draghi che volano, vi ricordate? C'era un video di Mike, credo che lo faceva vedere. Oh, di Vatividia, non mi ricordo. Sì, di Vatividia che lo faceva vedere. Esatto, lo skybox, esatto, e uno di questi aveva proprio quell'effetto, quell'immagine lì, ovviamente con i draghi. Devo dire anche molto enigmatici. Ma comunque c'è il video sul canale di Vatican. Eccoci qua, ragazzi. Guardate. Riportiamo il calore. E stiamo sciogliendo. Forse non abbiamo forza per lasciarli davvero sciolti, cosiddetti. Per così dire, ecco. Però avremo molta necessità di farlo per usare le alghe, lo dico tra virgolette, per salire, cosa che dobbiamo fare adesso, eh. Ciò nonostante, voglio... Perché qua ci può sempre essere una sorpresina, ma forse non è neanche più il momento. Ora o mai più, Vez. Ok, molto bene, molto molto bene. Adesso, senza neanche avere fretta, rifacciamo la stessa cosa. Ah, ci picchia. Speravo e sognavo di salire di più, eh. E invece una lunghissima scalata per arrivare dove siamo diretti, eh. Te la fa sudare. Ok, qua la telecamera bisogna lasciarla fare. Il gioco mi ha fatto capire che ci pensa lei all'inquadratura e va bene. Che meraviglia, che musica! Straordinaria. Come riesca comunque un gioco apparentemente senza sfida a darti un senso di epicità, un senso di timore, di pericolo incombente. Questo è incredibile, perché questa è tutta narrativa, eh. Nel senso, il gameplay di questo gioco che c'è e come... non è basato sulla sfida, ma sull'utilizzo dell'interazione come narrazione. È interessante se ci pensate. Ora, lì un po' di sfida la puoi vedere, se ti beccano magari c'è il game over, ma... Ehi. A parte che dovremmo avere un nostro amico, perché continuo a vedere questa luce. Io ho battezzato questa direzione. La vedo molto dura, noi dobbiamo incastrarci là a tutti i costi. Sta arrivando. Dobbiamo stare qui. Eh sì, una finestrella alla volta. Ah, lì sotto c'è come un altro passaggio. Aspettate, saltiamo un giro che devo guardare intorno. Wow. Dovevo muovermi prima. C'è comunque un altro giocatore, perché la luce bianca vuol dire che c'è un altro giocatore. Non so se ce l'ho fatta. Sì. E lì si salta. Deve finire, perché non abbiamo più modo di... Non abbiamo più modo di... Ok. Molto bene. La nostra sciarpa! La nostra sciarpa! Cos'è successo alla sciarpa? No!
pretesissimo. Ah, quindi non ti ci devi affezionare troppo. Non ti ci devi affezionare troppo. Ah, però... Non ci sono nascondigli, non voglio nemici. Wow, ci sono i nemici, come? Mamma mia. E bembe... Non c'è più. Non c'è più nessuna sciarpa. Il pimp era tutta un'illusione. Davvero, davvero, ma ci sta, ci sta. Ha senso. Ragazzi. Non stiamo andando a vincere. Perché non c'è più una sciarpa. In realtà il fatto che non ci sia più una sciarpa ci dice tantissimo. Sull'esito che sarà. Serviva per arrivare qui, ma non c'è un dopo. Non c'è un dopo. Non c'è un dopo. È un sacrificio. È un sacrificio. Lo dico io. Non vi leggo. Non c'è un dopo. Eh sì. A meno che pimp finale, armatura d'oro. Ok, no, in realtà c'è sempre quella possibilità lì, ma secondo me... Stiamo a vedere. Perché d'altra parte altri si sono sacrificati come noi. Il discorso per cui prima pensavo ad automata, ma penso anche voi. Guardate. Sto ancora interagendo naturalmente, ma ci arriverà mai lassù, eh? Non con queste premesse. Poi magari davvero c'è l'aiutante finale. Deve esserci qualcosa. Non si vede più la luce. Oh cacchio. Magari sono sbagliato io e questo è il game over. E tu? E tu? E tu? Non posso più cantare. Non c'è più il canto, non c'è la sciarpa, non c'è niente. È un player. Ma come ha fatto a raggiungermi e ora a superarmi? Ok. Ok. Ah. 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 Veramente. Veramente. Figure come quella che abbiamo considerato mentore madre padre. Abbiamo fatto il nostro. Non era previsto che riuscissimo. Isabel, ok, cioè, boom, a posto, no, niente, vinciamo tutto, siamo fortissimi, ok, niente, me l'ero immaginato diverso. Ma sto giocando? Ah, sì. Vorrei colpirli perché sono sicuro che adesso li sfondiamo. Così. Ciao. Wow! Abbiamo svoltato! Ce l'abbiamo fatta! Che meraviglia!
Anche questo è un cambio di mood, mica male. Cosa stiamo parlando? No, ma è bellissimo. Che narrazione incredibile. Le musiche sono tutto, ovviamente, ma è un concerto di più elementi. Passo sopra, passo sopra! Ah! Sono un ribelle, mamma. E qua si torna a scendere, yeah! Però devo dire che se dovevamo salire... Cioè... Non dovevamo salire. Ci avevo fatto il voglino, ci avevo fatto la bocca, come si dice, eh sì, yes, alla salita, eh sì. Verticalità. Straordinaria, questo è un grandissimo gioco, mamma mia. Sì. Sì. Attraverso la cascata. Eccoci. Ora useremo le meduse. Bisogna che però mi attacchi. Proprio di te avevo bisogno. Però... Grazie. Eccoci nella comunione con tutti i nostri predecessori. È fatta. C'è un terreno. Nessuna sciarpa. Ha fatto il suo? Che cosa faremo? Che cosa succederà al nostro o alla nostra protagonista? La domanda rimane incerta, in realtà, eh? Abbiamo vinto. Ma cosa? Guardate che l'ipotesi di spossessarsi di sé mi rimane in ballo, eh?
controllo della camera ridotto all'osso in questo momento, naturalmente. Fin dall'inizio abbiamo visto come realizzano la sabbia, una cosa stupenda, la luce su questi... Sembra quasi di poter contare i granelli. Che succede adesso? Eh sì, sta camminando da solo. Lo perdiamo. Sì. Claro. Journey. E così, gli altri dopo di noi come quelli prima di noi. E ora ripercorre le aree del gioco, naturalmente. No, guardiamo tutto, ragazzi, ci mancherebbe altro. Sembra che stia, se vogliamo ancora dare un significato narrativo a quello che stiamo vedendo, e credo che ce l'abbia, sembra che stia proprio tornando indietro. Forse una concezione di reincarnazione? Stiamo a vedere. Credo quindi che sia ancora davvero significativo quello che stiamo vedendo. Di sicuro abbiamo conquistato la morte. Ma non è stata una morte semplice, è stata una sfida conquistare questa morte. E quindi è una forma di... Dovremmo avere conquistato per noi stessi una forma di trascendenza, un qualche tipo di trascendenza. E sono molto curioso di vedere se questo è soltanto lo showcase delle aree di gioco. O qualcosa di più. Per capire se intende darci una visione ciclica. Ciclica al rialzo? Forse sì. Oppure no? Se vogliamo dirla con una banalità, questo gioco è una metafora della vita. Direi che mai nulla come questo gioco è una metafora della vita. Però sono molto curioso di capire la tesi sul post-mortem, perché è interessante. Chissà.
bellezza comunque. Da lì che si iniziava? È da lì che si iniziava, ragazzi. Ciclico, sì. Companions met along the way. Auri 80. Ma pensa a te! Rinascita, naturalmente. Certo, certo, certo. Certo, certo. Erast. Joao Gallery 20. Washi Sbk. SBK. Dobix. AJ DJ. Polkuri Taboretta. Raveli, GT. Uno di questi era il maledetto. Sì, sì, certo, all'inizio c'era la stella, sì, assolutamente sì. Nuovo viaggio, chiaro, 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 sei pronto. Sei pronto per ripartire. Sei pronto per ripartire. Bello, bello, ragazzi. Molto, molto bello. Secondo me è assolutamente un ciclo... Lui, secondo me, non ha... Non è uscito dal samsara per andare nel nirvana, se vogliamo usare dei termini buddisti. Il ciclo ricomincia. Ma in realtà questo ciclo, il ciclo della vita in questo senso, è un'opportunità, è una benedizione per chi lo può vivere, proprio perché puoi conquistare la cima della montagna. Cioè vivere è la possibilità di riuscire... di realizzare la vita. Questa è la sfida. Ora, sfida si fa per dire del gioco. E di nuovo qualcun altro avrà la possibilità di realizzare la vita, che è tale soltanto perché effimera. Abzu l'ho già portato. Molto bello, molto bello, molto bello, molto bello, molto bello. Neanche succede a fare nuovo viaggio se c'è una chicca o, come credo, semplicemente si riparte. Vediamo se si eredita la sciarpa. No, non avrebbe senso, ovviamente. Eccoci qua. Vediamo, eh? Affacciamoci. Ma facciamoci proprio per il discorso della stella. Bisogna farlo. È cambiato qualcosa? Vediamo. Ah beh, ok, qua c'era il titolo. Non mi ricordo. Potrebbe essere cambiato... adesso andiamo avanti, ma... Potrebbe essere cambiato il mantello. C'è una decorazione in più sul mantello. C'è un livello di decorazione in più sul mantello. Sì, infatti è più alto, è il giallo è più alto sul mantello. Sì. È un ciclo in più, no? Si potrebbe anche vedere in questo modo, in questo senso. Bello.
Bello, bello. Poi in realtà sì, adesso sì, uno volendo se lo rigioca molto velocemente. Ero solo curioso di vedere dov'è che noi vedevamo la stella cadente. Se non sbaglio, un pochino più avanti di qua. Volevo solo capire se potevamo rivedere quella scena, che è naturalmente significativa. Ah, era proprio prima di partire. Era prima di partire. O molto più avanti. Ok. Ok. Va bene. E si ricomincia. E si ricomincia. Va bene, guys. Direi che 23-20, in realtà era proprio perfetto, durata di una mia live, proprio perfetto per fare journey. Non è stato necessario fare l'alba. molto bello, grazie mille come al solito per... vediamo. È cambiato! Ah, questa è una cosa veramente importante. Scusate, in extremis. È cambiato, è assolutamente cambiato. È una nuova vita. È una nuova vita, una nuova identità. Una nuova identità è più giusto dire. È una reincarnazione, ma come ogni reincarnazione che si rispetti, è in memore. Bello, 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 bello. Non lo so che cosa potremmo portare. E ci pensiamo, oggi è mercoledì, domani è giovedì. Che facciamo domani? Boh. Non so se ho la voce, vi dico, con la gola non sto molto bene, infatti andrò dal medico a breve e quindi non so se riesco a fare le letture domani. Domani sera sicuramente alle 21 siamo in live, in giornata, Simon ne sa qualcosa davvero. Inside l'ho già portato. In giornata di domani. Sempre su Telegram o su Instagram vi so dire che cosa facciamo domani e dopodomani. Considerando che The Last of Us esce il 19, tipo? Esce il 19? E quando è che esce The Last of Us? Mi sembra. Little Nightmares abbiamo già fatto, bellissimo. Il 19. In realtà c'è anche abbastanza. Considerando che se non. Aspettate, prendo un attimo il calendario. Il 19, a parte che la prossima settimana, martedì, se non ricordo male, date un'occhiata a Every Eye, ma il 19, venerdì, significa che noi abbiamo domani, dopodomani, la settimana prossima e praticamente tutta la settimana dopo. No, non sarà con Mike e con Fossetti. No, faremo una replica con Michele e con Francesco più avanti. Farò una live solinga. Non vorrei aver sbagliato la data, ma vi posso anticipare che se siete degli appassionati dei Souls e di Hidetaka Miyazaki, siateci. Perché potrebbe essere quello il tema, ecco. Ma Rime me l'hanno molto sconsigliato, boh. Adesso ci devo un pochino pensare, devo... Devo un pochino fare mente locale, pensarci bene, voglio valutare. Monument Valley l'ho giocato su cellulare. È l'unico gioco assieme a Mario Run, si chiama Mario Run, che ho pagato su telefono perché sapevo che era speciale, in effetti lo è. Monument Valley è un altro gioco ovviamente iper debitore di Fumito Ueda, molto molto carino. Limbo Inside li abbiamo già tutti giocati, sono tutte le blind complete su Wesaplay. Ci pensiamo ragazzi, non impazziamo, dormiamoci sopra, rilassiamoci, facciamo decantare che comunque di bellezza ne abbiamo vista tanta, eh? Anche Edith Finch l'abbiamo già. Dovete andare su Wesaplay e vedere tutti i giochi che ci sono, lì ci sono tutti. Facciamo decantare, andiamo a letto con queste immagini meravigliose e...
Ragazzuoli, vi ringrazio moltissimo per essere stati connessi, è stato un vero piacere, sono proprio felice di aver giocato questo gioco, così come sono stato veramente felice di aver recuperato Silent Hill 2. Siamo riusciti a infilare due recuperi fantastici, e chissà se riusciamo a metterci un altro, prima di Tlow, capitolo 2. Grazie mille ragazzi, è stato un vero piacere. A domani!